Beckett si sottrae completamente all'ascolto, completamente. Anche in questo caso non è un monologo, perché non puoi definirlo monologo, c'è l'ascolto, no? Però è un ascolto rivolto all'interno. Non è un monologo, non è un dialogo, è una forma veramente particolare. Bobina, bobina 5, bobina. Bobina! Krapp non dà l'addio all'amore, o meglio, lo dà il suo se stesso giovane mentre lui lo ascolta tra i nastri, ma il vecchio no. Leggero miglioramento dello stato intestinale. Memorabile. Cosa? Memorabile equinozio. Memorabile equinozio. Memorabile equinozio. Addio alla more. Cogliendo uva spina, ha detto. Ho ripetuto che secondo me non avevamo speranza, che era inutile continuare. E lei ha detto sì, senza aprire gli occhi. Le ho chiesto di guardarmi e dopo un momento lo ha fatto. Ma gli occhi erano due fessure per via del sole. Mi sono curvato su di lei per farle ombra. E allora si sono aperti. Mi hanno fatto entrare. Krapp si trova nel momento dell'abbandono, della fine, che sia morte o nel momento della fine, e la domanda la mantiene in alto, la mantiene ancora viva. Cioè, tutta quell'antica sofferenza una volta sola non ti è bastata. Però, lo dice in modo lapidario, però subito dopo la battuta è sdraiati su di lei. Ci sono due fallimenti visibili, forse anche un terzo, che è quello dell'amore, ma due fallimenti molto grossi e visibili all'interno dello spettacolo: il fallimento esistenziale e il fallimento religioso. Il giorno è ormai finito, la notte si avvicina, l'ombra già porta l'ora vespertina. Krapp è uno scrittore, ma in realtà è uno scrittore fallito, ed è uno scrittore fallito da subito, già da 39 anni, quando comincia a ideare questo opus magnum. Nel corso degli anni si è completamente distaccato dalla scrittura per favorire un rapporto freddo, freddo e definitivo con una macchina. Quindi questo è anche attualissimo, no? Perché l'umanità è un po' una metafora del percorso umano, no? Del lento distacco che abbiamo con la nostra umanità, affidata sempre di più a dei mezzi terzi. Il tempo dell'attesa in teatro, in cui ti costringe Beckett, in cui costringe l'attorialità, anche la nostra attorialità del sud, no? A rimanere bloccata, ferma per un attimo, è qualcosa che o nausea profondamente o affascina. La sua vita è stata una lenta sottrazione, una progressiva sottrazione, fino poi ad avere il crap finale, che appunto è scarto, è quello che resta dell'umano, insomma.